da giovane amministratore che ha tutto da imparare, la cosa che è assolutamente per me è centrale è davvero poter acquisire delle competenze specifiche, anche indipendentemente dai miei studi, che possano in qualche modo formare il mio essere politico, perché un politico indubbiamente credo debba avere una visione del mondo, una visione però anche dell'umano, una visione del mondo sicuramente è. Questo corso mi sta dando delle competenze che non avevo prima, che assolutamente possono fare dei pensieri strategici, però la visione dell'umano è quella poi che ti permette di metterli in pratica, far passare le mie idee un po' dalla potenza all'atto. Questo è quello che auspico e che davvero queste giornate mi stanno dando. L'interesse aumenta sempre di più per le tematiche trattate, perché la cooperazione intercomunale e quindi le convenzioni, le unioni, la fusione dei comuni sono il futuro, sono la strada da seguire. Inoltre la bellezza di questa scuola è che ha dato anche la possibilità a molti giovani amministratori di conoscersi e quindi di mettere in rete anche le buone pratiche che ciascuna amministrazione mette in campo sul proprio territorio, e quindi è stato anche piacevole e utile il confronto tra noi giovani, tra le nostre esperienze nelle amministrazioni. Il bilancio è sicuramente positivo, un'esperienza che suggerirei a tutti per i prossimi anni. L'uso delle tecnologie, contrariamente a quanto stende a pensare un po' con il folklore, non è tanto legato al conseguimento di obiettivi di efficienza, o meglio, non è solo legato all'efficienza, ma può essere legato anche al conseguimento di obiettivi di efficacia naturalmente, ma soprattutto di creazione di valore, e valore per i cittadini in tutti i loro ruoli, nei rapporti con la pubblica amministrazione, che sono i rapporti di cittadino come utente, ma anche di cittadino come pubblico amministratore, perché anche un amministratore pubblico è un cittadino naturalmente. E cerco di mostrare come la tecnologia può essere usata per favorire tutti questi ruoli che i cittadini hanno nei loro rapporti con la pubblica amministrazione, migliorando appunto questi rapporti, creando valore, ma soprattutto con un'attenzione forte al non farsi trascinare dal folklore, appunto dai luoghi comuni, dalle dichiarazioni facili, dagli slogan che purtroppo molto spesso hanno reso complicato fare innovazione nella pubblica amministrazione. Siamo stati spesso costretti a seguire delle mode, dei trend, dei mega trend come direbbero gli studiosi, dettati più dalle imprese del settore, dai grandi player tecnologici internazionali e nazionali, che non da effettive esigenze di miglioramento delle performance e della qualità della pubblica amministrazione. Parlare di collaborazione intercomunale vuol dire comprendere come e che cosa andare a condividere o su quali esigenze cominciare a collaborare. Oggi non si può più prescindere dall'utilizzo dei sistemi informatici, o meglio, di una visione innovativa del sistema informativo comunale per poter intraprendere qualsiasi attività, che siano erogazioni di servizi, attività amministrative o la stessa gestione di un sistema, di un ente come il comune. Una visione strategica applicata in maniera pragmatica di quella che si identifica come amministrazione digitale è una cosa essenziale per gli amministratori pubblici. Bisogna fare un cambio, un'inversione di tendenza, e siano gli amministratori, la dirigenza dell'ente, che governa i processi attraverso i sistemi informativi.